Tiriamo con uno striscione che recita rieccoci, siamo quelli del lucernario, quelli che l'anno scorso hanno deciso che non gli stava più bene come si studia in quest'università. Oggi abbiamo deciso di riprenderci uno spazio, il lucernario ha ritrovato una nuova casa che è nel dipartimento di farmacologia, un magazzino che era anche questo abbandonato da tempo, inutilizzato, in cui vogliamo riportare un'ora studio, un archivio digitale per i libri, iniziare a organizzare iniziative di vario tipo. Questo ovviamente è un messaggio anche sia al Frati rettore uscente, sia anche a Gaudio che sta arrivando. A Gaudio gli mandiamo un messaggio preciso, qua ci sono dei problemi seri. Biblioteche, aule studio e spazi di aggregazione. Questo chiede il collettivo studentesco Sapienza Clandestina, contro la gestione del rettorato che avrebbe trasformato l'università in un cantiere a cielo aperto, abbandonando all'incuria tantissimi edifici dentro la cittadella universitaria, proprio come il garage scelto per l'occupazione. Ma è uno degli spazi abbandonati dentro la città universitaria, su cui per esempio c'è un progetto di laboratorio, ma non ci sono i fondi. La Sapienza oggi è questo, sono progetti, cantieri che nascono, quel cantiere sul lucernario, accanto abbiamo un cantiere sul teatro che è attivo da 10 anni, il cantiere di scienze politiche e giurisprudenza che sono altri 20 anni che provano ad allargare queste facoltà, ma che tuttora sono cantieri, quindi è una Sapienza che è in costruzione permanente e non si capisce mai quando questa costruzione finirà, quando l'università sarà proprio per gli studenti. Un anno fa il collettivo aveva occupato il lucernario, uno spazio inutilizzato dell'ex dipartimento teatro, ma il rettore uscente Frati, in agosto, ne ha ordinato lo sgombero. Oggi le rivendicazioni sono rimaste le stesse: più servizi per gli studenti, università accessibile per tutti e spazi liberi per organizzarsi. Qui non si scompera, Roma!